c'hai no, se soli. Rieccoci nuovamente tornati in diretta, anche questo lunedì. Siamo ovviamente come tutti lunedì dal Pedocin. Rispetto alla settimana scorsa un bel sole ci ha accolti e siamo ben contenti di questo. Il pian pianino al Pedocin si sta iniziando a progressivamente a riempire, per cui vivremo lunedì dopo lunedì il Pedocin sempre più pieno fino ad arrivare poi a giugno-luglio. Già rispetto comunque alla settimana scorsa, col cielo nuvoloso, quasi pioggia, un po' di presenze si stanno già facendo vedere. Con noi oggi un'amica di Trieste Caffè che ci viene sempre a trovare con molto piacere, siamo contenti di questa, Tiziana Cimolino, coordinatrice segretaria regionale dei Verdi, ovviamente oggi in diretta con noi per parlare appunto del programma e della lista Alleanza Verdi Sinistra Italiana. Verdi Sinistra. Certo, siamo insieme, siamo un'alleanza, siamo oggi al mare d'inverno, questa bellissima cornice con tanto di gabbiani urlanti, veramente siamo a Trieste, insomma, questo denota proprio il luogo, un posto bellissimo, tra cui tra l'altro è la prima volta che passo il muro dall'altra parte perché siamo nell'ala maschile. Sì, non è vietata alle donne. Ed è vietata alle donne, non sono mai. In realtà per questi primi giorni le donne possono venire, c'è la deroga. Quindi c'è la deroga, sì. Però anzi, diciamo, tra te e Brigida, la signora là, sono siete più donne che uomini. Oggi abbiamo occupato anche l'ala maschile, che di solito è sempre molto resistente. Esatto. Ma hanno anche ragione, perché sono in meno, sono più larghi. Insomma. Tipo riserva indiana. Sì. Tanto Tiziana, come va? Allora, è stato bellissimo, finalmente siamo quasi in primavera inoltrata. Speriamo che abbiamo avuto la stagione delle piogge, ormai abbiamo capito che ci sono cambiamenti climatici, ma stiamo andando avanti a pioggia, tanto che insomma l'erba è alta, ma il mare è calmo e quindi oggi giornata di sole bellissima, anche se lavorativa, perché lunedì è per noi è il primo giorno della settimana, quindi tendenzialmente abbiamo sempre un molto da fare, insomma, poi piano piano finché si arriva il venerdì, come tutti quanti, insomma, noi lavoratori. Quando invece ci sarà il tempo, avremo più tempo. Buongiorno. Anche per venire qua. Buongiorno, ciao. Ben arrivato. Il rush finale ormai di questa campagna elettorale fulminea, abbiamo detto che i Verdi sono con la Sinistra Italiana, molto attivo a livello nazionale, anche a livello locale comunque si state organizzando numerose iniziative, non solo a Trieste, sì, ma un po' in tutta la provincia. Intanto i nostri candidati, quelli locali, noi abbiamo due candidati, diciamo, del Friuli Venezia Giulia, perché siamo nella circoscrizione nord-est, ovviamente, di cui fa parte non solo il Friuli Venezia Giulia, ma anche il Veneto, il Trentino e l'Emilia Romagna. E noi siamo quelli, tutto sommato, con due di questi candidati, che sono Giulia Giorgi di Gorizia, nota appunto per la sua attività ambientalista tra i Verdi, ma anche appunto fa parte di una dinastia di ambientalisti. Suo padre infatti è stato uno degli ambientalisti più diciamo più attivi soprattutto nell'area del Goriziano. E poi abbiamo Emanuele Olian, che è un nuovo candidato molto attivo, un giovane che ha studiato proprio politiche europee, per cui non lo possiamo prendere, non possiamo alla sprovvista, è sicuramente molto dotato, tutti bilingui se non trilingui, perché la stessa Giulia insegna tedesco, quindi ci siamo molto legati a questo territorio di questa regione, questa euroregione, e loro stanno girando un po' avanti e indietro. Capolista della nostra alleanza abbiamo in questo territorio Cristina Guarda e Mimmo Lucano. Mimmo Lucano è conosciuto da tutti per la sua attività in quanto era sindaco, ha avuto una serie di vicissitudini, eccetera. E in più Cristina Guarda, che io ho conosciuto ed è una persona veramente amabile, ma anche molto molto attiva e anche competente, è venuta da poco proprio nel nostro territorio, abbiamo fatto una conferenza di presentazione, ma soprattutto abbiamo parlato dei FAS, che sono questo tipo di inquinamento dato da queste sostanze che danno un'impermeabilizzazione ai vestiti, alle pentole, eccetera, perché si è scoperto che nella zona di San Dorligo, ma soprattutto nella zona di Domio, è
uno dei punti più inquinati da FAS che troviamo nella zona italiana, ma che fa appunto il pari ad altri siti importanti europei. Quindi parlando di questo, parlando del suo territorio, lei è più o meno dell'area di Vicenza, dove hanno dovuto addirittura non più bere l'acqua del rubinetto a causa dell'inquinamento, quindi stiamo parlando di temi importantissimi. Sicuramente, insomma, parlando di questo, lei ci ha spiegato un po' la situazione, la gravità, i problemi sia medici che ambientali, ma abbiamo visto appunto che non solo di questo, ma di tanti altri argomenti, può essere anche lei una candidata ottimale da mandare in Europa per parlare di problemi di territorio. Territorio che, come vediamo, con i cambiamenti climatici siamo sempre un po' sopra l'acqua, un po' sotto l'acqua. E insomma, per fortuna oggi il mare qua dietro di noi è calmo e vediamo anche qualche bagnante. Oh là là! Infatti siamo passati da una stagione torrida, con incendi in carso ovunque, all'estate successiva del clima sempre. Ma infatti secondo noi questo è uno degli allarmi, no? Uno degli allarmi su cui bisognerà lavorare, si sta facendo tanto, la protezione è sicuramente il fatto di mettere in sicurezza il territorio, parliamo molto spesso di sicurezza, ma uno dei problemi è proprio quello che ci sta sotto i piedi, il suolo, il territorio, l'aria, l'acqua. Oltre naturalmente dei temi importanti per quanto riguarda l'Europa, e oggi uno dei temi più importanti e molto sentiti è sicuramente la pace, perché ci stiamo portando dietro anni di guerre qui a due passi, dove la nostra Europa non si è dimostrata poi così forte, così compatta come avremmo voluto, ma bensì si è andati un po' di qua, un po' di là, con tante varianti. E infatti si parla, no, di del prossimo Parlamento che potrebbe legiferare anche tra le priorità, qualcuno afferma, su un possibile esercito comune europeo. Beh, questo è un po', io devo dire, non vorrei citare qualche noto giornalista italiano che continua a prendere in giro su questo esercito europeo. Non lo so se sarà la soluzione o non sarà la soluzione, ma mi pare che quando non si sa che dire si dice faremo l'esercito europeo. Io devo dire la verità, già una decisione presa collettivamente rispetto a, per esempio, partire e andare avanti con i negoziati piuttosto di ascoltare un capo dello Stato, un ministro degli esteri che dice una cosa, uno l'altro, eccetera. Noi abbiamo in questo momento Tajani, bravo ministro, ma che continua a dire va tutto bene, stiamo tutti tranquilli. Però invece continuiamo a dare armi all'Ucraina che si sta autodistruggendo, e dall'altra parte abbiamo la situazione israeliana e palestinese, che è anche una situazione di grave guerra. In questo momento noi dobbiamo pensare, e io credo come Verdi, ma riprendere il pensiero che un po' brechtiano, che in realtà le guerre le fanno i potenti e invece le subiscono le persone, perché in effetti quello che vediamo è solo desolazione, morte, carestia. Questa è la guerra, non è altro. Oltre al fatto che naturalmente non sembra che stiamo diminuendo, diciamo, l'intensità, perché a oggi, stamattina, è stata data la notizia che è stato ucciso, o non si sa, ecco, in questo momento, è morto in un incidente aereo il presidente dell'Iran, Raisi, il quale naturalmente vedremo quali saranno poi gli sviluppi di questa situazione così critica. Significa mettere un altro paese in quella che è quell'area di, diciamo così, criticità, perché appunto sappiamo che l'Iran comunque sosteneva Hamas, e quindi ci sono degli equilibri che comunque si destabilizzano. Naturalmente poi pensando anche a un paese che ha anche grossi problemi interni, perché se da una parte abbiamo dei movimenti di giovani e soprattutto di donne, perché ricordo i movimenti, e questo lo voglio ricordare, le donne soprattutto in quell'area che stavano manifestando per poter essere libere di fare determinate attività, ricordo che stare in quei paesi non è molto semplice per una donna, e dall'altra abbiamo anche gli ultra, diciamo, etici, o chiamiamoli così, o i cosiddetti guardiani, che non sono pochi, che vorrebbero aumentare ancora di più le misure di restrizione per quanto riguarda le libertà, soprattutto quelle delle donne, che sono vittime pure loro. Tornando alla questione ambientale, con l'Europa si è sempre contraddistinta per
aver legiferato in maniera puntuale e precisa su questioni ambientali. Se abbiamo un diritto ambientale, fondamentalmente lo dobbiamo all'Europa, perché insomma diciamo che molte delle decisioni che poi sono state recepite dai paesi europei sono proprio direttive da parte dell'Europa. Quindi secondo te l'Europa e i Verdi in Europa quindi hanno avuto una forte imprinting sulle politiche europee? Allora, secondo me sì, perché tutta la politica green, il New Deal, come dire, degli ultimi anni, che poi si è intersecato col Covid, per cui sicuramente ci sono state delle battute di arresto, delle deviazioni, eccetera, è stata sicuramente una politica importantissima. Ricordiamo le plastiche, soprattutto il fatto del non monouso, il fatto di diminuire determinate concentrazioni di sostanze nocive come pesticidi, eccetera, il controllo dell'OGM, cioè sono tutte cose che riguardano salute e ambiente, ma anche appunto fondi per il dissesto del territorio, fondi per quanto riguarda l'energia, stiamo passando veramente, abbiamo fatto un salto di qualità. Allora poi la gente dice, ma mi costa mettere questo o l'altro. Diciamo che quel famoso bonus energetico ha spaziato un po' dappertutto per quanto riguardava la possibilità. I pannelli fotovoltaici. E anche i pannelli fotovoltaici o da altre metodiche, che poi non è detto che deve essere solo quello. Poi c'è il discorso del risparmio energetico, di cui poco se ne parla, dove non è che dobbiamo essere super voracissimi di energia, perché qua tutto solare, ma non è che possiamo fare energia per tutto. Dobbiamo anche pensare a cose che siano a risparmio energetico. Allora, io devo dire la verità, quando c'era il mio compleanno, in questo pochi giorni fa... Infatti, volevo fare anche gli auguri a Tiziana Cimolina per i suoi 30 anni. Sì, 30, sì. 32. diciamo proprio, cioè quello che mi è stato regalato, oltre piante, perché tutti sanno che a me piacciono le piante, sono stati presidi tecnologici, di cui devo dire, io ringrazio tutti quanti, però voglio dire, un taglia brufoli elettrico, robe del genere, o pulisci viso, che non so, forse, vabbè, insomma, sarà. Non hai bisogno? Ma forse anche no, ma forse anche sì, però elettrico. Poi abbiamo una Alexa che mi dice cosa fare, e mi fa quasi impressione che è una che mi trovo in casa e che continua a dirmi se vuoi ascoltare la musica, clicca di qua, che giorno è oggi, che meteo è. Io naturalmente gli ho staccato subito la corrente, perché non è possibile. Cioè è come avere una persona stalker in casa. Sì. Esatto, è quasi uno stalker in casa, io non lo consiglio, infatti di seconda mano lo cederò volentieri. Io. Grazie. Ecco, però sono tutti questi presidi tecnologici che non sono assolutamente necessari, no? Io devo dire, sono delle cose in più che poi alla fine usiamo neanche per un decimo di quello che potremmo usare. Però questo non significa che non sono una luddista, cioè contro la tecnologia, penso che sia utilissimo in tanti modi. Però bisogna anche concretizzare in poco. La politica quindi dei Verdi in questo senso è stata determinante, spero lo sarà anche sul discorso della pace, dove anche all'interno della politica verde dell'Europa non si è sentito tanto. Devo dire qui Alleanza Verdi Sinistra ha sempre sostenuto il no all'invio delle armi in Ucraina. Secondo me aumentare lo sforzo diplomatico sarebbe stato meglio, perché abbiamo visto dopo 2 anni siamo ancora impantanati nel fango. Stessa cosa, bisogna pensare a non esacerbare quelle che sono le differenziazioni di tipo nazionalistico anche nell'ambito degli altri conflitti. Quindi ben fermi, ben con una politica portata verso il negoziato, verso la discussione, anche il contrasto, ma non verso le armi. Un tema su cui appunto ci sono molte discussioni dei nostri lettori, no? Questione da una parte favorevole o contrario all'abbattimento dei cinghiali, ma soprattutto la grande questione, oltre confini, l'abbattimento degli orsi, su cui c'è un grandissimo dibattito. Sì, allora, e se secondo te su questo dovrebbe legiferare l'Europa? Beh, diciamo che qua secondo me non sarebbe male, perché secondo me bisognerebbe dare una regola a tutto quello che riguarda il problema venatorio, che è, appunto possiamo dire contrario alla caccia, sia la caccia non la caccia, però dobbiamo anche dire che ci sono alcune specie che diventano quasi infestanti, cioè nel senso che per esempio il problema dei cinghiali non è poco,
io posso capire a uno che ha un campo, un terreno. D'altronde però dobbiamo anche dire questo, che se pensassimo ai caprioli e all'uva, anche lì, cioè, lo dice insomma, se vuoi, già il vecchio Lucrezio non era capriolo, ma qualcun altro si mangiava la tua uva. Quindi voglio dire, c'è sempre una competizione rispetto alle risorse tra uomo e gli altri abitanti. Quindi io mi ricordo anche qua, alcuni anni fa, avevamo come gruppo un piccolo vigneto e naturalmente bella sta uva, e un giorno tac, non c'era più perché erano venuti tutti i caprioli. Ma non è che dobbiamo ammazzare tutti i caprioli perché ci hanno mangiato l'uva, bisogna aver misura su tutto. Quindi io credo che sicuramente se le politiche sono fatte con una lungimiranza soprattutto, e questo devo dire molto spesso è più vicina ai pensieri un po' nord dei paesi del nord Europa rispetto ad altri, e non politiche di emergenza come succede, e nello stesso tempo anche di equilibrio tra quella che è la vita delle persone e degli animali, secondo me facendo un piano a lungo periodo, a lungo termine, sia per la ripopolazione ma anche per una buona convivenza, sicuramente quella è qualcosa di importante. Ricordo ancora, che non abbiamo detto, che comunque noi abbiamo già avuto un primo risultato, perché non so se i nostri telespettatori si ricordano, ma un mese fa aveva scioccato l'immagine di Ilaria Salis con le manette ai polsi e anche le catene ai piedi. Devo dire che un po' sarà stata la politica italiana, ma il silenzio della politica italiana è durato più di un anno e mezzo, in cui questa ragazza si è trovata nelle carceri ungheresi. Dopo non andiamo a discutere se giustamente o ingiustamente, però sicuramente una donna con una serie di maltrattamenti ben visibili proprio attraverso i media che ci hanno mostrato. In questo momento, proprio per la candidatura di Ilaria Salis nella circoscrizione però nord-ovest, non nord-est, la nostra, dove ho parlato di alcuni candidati, sicuramente abbiamo avuto un ottimo risultato perché gli sono stati dati finalmente i domiciliari, anche se domiciliari in Ungheria, per cui il padre ha organizzato una situazione particolare, ha pagato anche tanto. E dobbiamo dire insomma che perlomeno è fuori da quelle mura. In caso poi di elezione, automaticamente verrà, diciamo, cosa succederà? Cioè andrà al paro Parlamento, voi rischiate magari di dover passare al numero due, dal punto di vista legale? Sapete? Beh, allora, intanto se verrà eletta sicuramente potrà andare al Parlamento e quindi beneficerà di quelle che sono le tutele dovute, e questo potrebbe essere poi per noi anche un ottimo risultato se potrà comunque ritornare in Italia, perché è quello che è stato chiesto, soprattutto sulla base di una denuncia che pare insomma gli viene imputato qualcosa come anni e anni di carcere rispetto a una visione, cioè, quindi anche qui dobbiamo parlare di Europa, perché in Europa dovrebbero vigere le stesse leggi, le stesse modalità anche di detenzione eccetera. Invece siamo in un carcere preventivo di più di un anno e mezzo, con il rischio di una condanna a più di 10 anni per un'imputazione che secondo insomma la magistratura, abbiamo visto, è valutata in maniera molto diversa qui in Italia. Quindi bisognerebbe capire. Pare che la prognosi della persona a cui è stato detto che lei ha avuto questo diverbio, oppure che comunque ha aggredito, così è detto, aveva una prognosi di meno di 5 giorni. Io, essendo un medico, devo dire, è probabile che aveva, non so, un po' di rosso sulla guancia. In effetti non è stata denunciata dalla stessa persona, ma poi si sono un po' ma penso che poi la denuncia non c'è stata da parte del cosiddetto offeso. Dall'altra però poi si è montato tutta questa situazione di gravità. Io mi auguro che appunto una donna come la Salis possa effettivamente almeno ritornare in Italia, e poi la giustizia giustamente dovrà fare il suo corso. Però il primo risultato, secondo me, comunque noi l'abbiamo avuto, almeno è ai domiciliari, e questo secondo me è già una buona cosa. Poi dobbiamo arrivare al 4%. Beh, insomma, diciamo che sembrerebbe, non si può parlare di percentuali, però sembrerebbe appunto i dati che circolano, che insomma diciamo che il tasso di gradimento sia estremamente interessante per voi.
Stiamo avviando verso la conclusione, Tiziana. Prossime iniziative in programma a Trieste? Beh, intanto comunque sarà mettere i manifesti, che sarà la cosa importante, perché abbiamo tantissimi spazi elettorali, quindi tanta colla, tanti manifesti e tanti volantini che abbiamo e dobbiamo cominciare questa settimana. Dopodiché abbiamo candidati diversi, appunto, dicevo, abbiamo candidati giovani, giovani che vogliono mostrarsi alla gente, quindi sono stata chiamata anche stamattina dal nostro candidato udinese, che voleva appunto avere dei momenti di confronto con le popolazioni per ascoltare, per presentarsi alla popolazione. Non è una campagna facile perché, diciamo, la nostra regione è una regione con bassa densità abitativa rispetto a quelle della Romagna, del Veneto e soprattutto del Trentino. Quindi in questo caso le nostre chance non sono tantissime, però se magari raggiungeremo un po' di percentuale riusciremo anche noi a mandare qualcuno in Europa dalla nostra regione a raccontare come si vive e quali sono le nostre priorità e necessità. Io credo che il Friuli Venezia Giulia abbia tutto il diritto di essere rappresentato in Europa perché è una regione mitteleuropea ed europea di transito e che possiamo valorizzare in tutti i modi e mostrarla, secondo me, potrebbe essere molto molto utile a noi stessi. Benissimo, ringraziamo per stata con noi, per aver inaugurato questa nuova settimana di trasmissione, peraltro come tutti i lunedì e come sarà così fino a settembre, diretta dal Pedocin, la segretaria regionale dei Verdi, Tiziana Cimolino, la dottoressa. Coportavoce. E l'altro chi è? L'altro è Vicentini, Claudio Vicentini di Udine. Che salutiamo. Che salutiamo da qua. Benissimo. La dottoressa Tiziana Cimolino. Vabbè. Diciamo, per cui apprezzatissima, si può dire questa. Beh, anche perché siamo una specie in via di estinzione, sì. Sembra, come i panda. Esatto. Grazie Tiziano, un saluto a te, arrivederci.